una mattinata festiva, ancorché assolata, è stata disturbata da un non gradito venticello mentre era in corso la distribuzione dei ramoscelli di ulivo in occasione della Domenica delle Palme. E proprio in tale giornata, in Piazza Umberto, qui a Mussomeli, dove è stato approntato uno stand della Fratres, era ben visibile la scritta "Un ramoscello per la vita". I ragazzi del servizio civile con l'Olpe Enzo La Greca sono stati operativi a distribuire i ramoscelli d'ulivo a tutti i passanti, compreso il presidente provinciale Fratres, anche lui all'opera, che aveva invitato precedentemente anche la Misericordia ad essere presente in tale circostanza. Presente ed operativo anche il direttivo del gruppo Fratres di Mussomeli, di cui è presidente Vincenzo Sorge, assieme ad alcuni membri del direttivo che hanno presenziato all'iniziativa. Hanno assicurato la loro presenza, come già detto, il governatore e vice governatore della Misericordia, rispettivamente Vittorio Catania e Francesco Messina. L'assistente spirituale della Fratres, il diacono Don Pierezio Costanzo, ha provveduto al rito della benedizione dei ramoscelli d'ulivo e dei presenti, presentando ai partecipanti e alle rispettive famiglie gli auguri pasquali. Ok, amici del Fatto Nisseno, del Fatto del Vallone, Domenica delle Palme, domenica 10 aprile 2022. Siamo in piazza Umberto e Carmelo Barba vi augura la buona domenica. Piazza Umberto dove c'è la postazione del gruppo donatore di sangue Fratres, ecco perché ci sarà, ecco, il rito della benedizione delle palme e la sua distribuzione. Donazione del sangue. Con noi abbiamo la vicepresidente del gruppo Fratres, Marilena Pastorello, alla quale passiamo la parola prima della benedizione. C'è il presidente che parla qui stamattina. Aspetti un attimo che lo chiamo. Aspetti Ah, un attimo. Parla lui. ecco, c'è il presidente. Non mi ero accorto che c'era il presidente Vincenzo Sorce. Ma mentre lo aspettiamo, diciamo subito che stamattina c'è un po' di freschetto qui a Mussomeli, questa piazza Umberto che sarà, diciamo così, per la prossima settimana, cioè la settimana santa a Mussomeli, ecco, dove si svolgeranno i riti tradizionali della settimana santa, una settimana tanto attesa, ecco, quanto partecipata. Ecco, sta arrivando anche assieme al presidente Vincenzo Sorce il diacono Don Pierenzo Costanzo. Prima della benedizione facciamo parlare il presidente Vincenzo Sorce che ha organizzato assieme ai suoi collaboratori questo evento, questa giornata della Domenica delle Palme. Buongiorno a tutti. Oggi giornata delle Palme, come consuetudine, finalmente dopo 2 anni di sospensione abbiamo ripreso questa iniziativa che è un ramoscello per la vita. È un'iniziativa
per la pace, per la vita, è un'iniziativa che oggi più che mai è interessante, sia per come un momento di riflessione che come un momento di incontro, come un momento anche di augurio che facciamo a tutti i mussolmanesi e a tutti i cittadini, nonché anche un ricordo per la pace va in questo momento di difficoltà che sta vivendo il nostro territorio dell'Europa, dove in questo momento il mio pensiero va anche a tutti i bambini, ai ragazzi, alle donne e agli anziani che stanno vivendo questa dell'Ucraina. Ci sono persone che stanno soffrendo un momento di difficoltà e il nostro pensiero, il nostro ricordo, e oggi vogliamo dedicare questa giornata a questi bambini e giovani ucraini che stanno soffrendo questo momento di difficoltà, di guerra e di oppressione. Ecco, ora il diacono Don Virenzo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, e il re di Israele. Osanna nell'alto dei cieli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli carissimi, siamo qui riuniti come preludio della Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamolo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso alla città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi tuoi fedeli che accompagniamo esultanti il Cristo nostro Redentore per giungere a lui alla Gerusalemme del cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù proseguì avanti agli altri salendo verso Gerusalemme. Quando fino a Betfage e a Betania presso il monte degli ulivi inviò due discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrando troverete un puledro legato sul quale nessuno è mai salito, scioglietelo e portatelo qui, e se qualcuno vi chiederà perché lo sciogliete, dite: il Signore ne ha bisogno. Gli invitati andarono e trovarono tutto come aveva detto. Mentre scioglievano il puledro, i proprietari dissero loro: perché sciogliete il puledro? Essi risposero: il Signore ne ha bisogno. Lo condussero all'ora di Gesù e gettati i loro mantelli sul puledro, li fecero salire Gesù. Via via che egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Egli era ormai vicino alla discesa sul monte degli Ulivi. Quando tutta la folla dei discepoli, esultando, cominciò a lodare Dio a gran voce per i prodigi che aveva veduto, dicendo: benedetto colui che viene, il re nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Alcuni farisei fra la folla gli dissero: maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispose: vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. Parola del Signore. Ripetiamo insieme: tua, Signore, è la gloria. Tua, Signore, è la gloria. Del cielo il Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Tua, Signore, è la gloria. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mano innocente e cuore puro? Chi non pronuncia menzogna? Chi non giura danno del suo prossimo? Tua, Signore, è la gloria. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Tua, Signore, è la gloria. Sollevate porte i vostri contatti, alzatevi
porte eterne, ed è il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Tua, Signore, è la gloria. A te la lode in eterno, Cristo Salvatore. Osanna al figlio di Davide. Osanna a te, o Signore. Mentre Cristo entrava nella città santa, le folle degli ebrei, preannunciando la risurrezione del Signore dalla via, agitavano i rami di palme e acclamavano: Osanna nell'alto dei cieli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Distribuite in pace, portando la pace del Signore alle vostre famiglie e alle famiglie che riceveranno queste palme. Okay. Don Pierenzo ha benedetto il ramoscello d'olivo e dopo il presidente della Fratres, Vincenzo Sorce, ecco, intervistiamo la parola al governatore della Misericordia, Vittorio Catania. Siamo stati cortesemente invitati dal presidente della Fratres per questa manifestazione, che è principalmente una manifestazione della Fratres provinciale. Siamo ben lieti, come ogni anno è stato, di dare una mano per portare un segno di pace e augurare una buona Pasqua. Ecco, vogliamo lanciare un messaggio ai donatori di sangue. Sì, continuiamo così, perché in realtà Musso Media è stata una fonte inesauribile di sangue. Siamo, se non erro, i primi nella provincia ad avere un così alto numero di donatori, tale che basta, come ha detto il nostro presidente durante la riunione annuale, siamo ben oltre quella che è la media sulla base della popolazione di Musso Media. Quindi fortunatamente Musso Media si è sempre grande in tante occasioni, così come anche nella donazione. Ecco, c'è stata la benedizione del Muscelli di Ulivo, ecco che ora la distribuzione di, ecco, dei ramoscelli. E noi con queste immagini, ecco, da Piazza Umberto Mussomeli, ecco, interrompiamo la diretta e vediamo l'appuntamento alle prossime. Ecco, scusate un attimo, prima di interrompere io voglio dare la parola, che sorpresa stamattina, a un mio amico d'infanzia, a Giuseppe Noto. Da dove vieni? Vuoi dire per favore da dove vieni? Da dove vengo? Da dove vieni? Ora vengo dalla provincia di Milano, ma quando sono emigrato da bambino sono andato in Liguria. Ecco, raccontaci di questa tua avventura. E dopo, mi sembra, 66 anni assisterai ai riti della Settimana Santa. È vero, sì o no? Sono dal 1956, vidi l'ultima volta, potei vivere l'ultima volta la Settimana Santa. Voglio vedere la differenza, se c'è o se non c'è. Ecco, intanto, ecco, sei partito quando? Ieri? Ecco, sei venuto in aereo? Sì. Ecco, e quindi tutta la settimana la trascorrerai qui e avremo modo anche di parlare, ecco,
e commentare, partecipare ai riti della Settimana Santa. Ok, grazie Giuseppe, ci vediamo. E allora anche mia sorella, sono 66 anni. La sorella, mia sorella di... Rosa. Rosa, che ha due anni meno di me. Ah, quindi tu sei più anziano. Lei però abita a Palermo. Ecco, fratello e sorella si incontrano qui in Piazza Umberto. Signora, vuole dire qualcosa? Ecco, per questi riti della settimana. L'ultima volta erano che ha visto. Anni che non venivo a Mussomelio. Sono contenta di essere qua. Sì, ma questi riti della Settimana Santa, l'ultima volta che la ha partecipato, quanto è stata? Forse mai. Ah, forse mai. Ecco, da tanto tempo che a Palermo. Io manco da quando avevo 8 anni. Ecco, ecco, da tempo. Comunque parteciperà quest'anno, ecco, e vedrà come Mussomeli vive la Settimana Santa. Ok, ok, io a questo punto interrompo la diretta, saluto Pino e la sorella Rosa e vi do l'appuntamento alle prossime dirette, sempre sul Fatto Nisseno, sul Fatto del Pallone, e Carmelo Barba vi saluta e vi augura la buona domenica a tutti. Grazie a voi.